che mi vediate tutti, poi un po' di scapito vostro, ma non me ne vogliate. Grazie per essere così numerosi, per essere così entusiasti, per stare pure sotto il sole, devo dire tanta stima, cari, perché insomma sono giornate molto calde queste che ci hanno accolto in Puglia, ma sono anche giornate intense, sono giornate di grande entusiasmo, sono giornate nelle quali abbiamo tentato di arrivare un po' in tutte le piazze di questa straordinaria regione per raccontare un modello molto diverso da quello che avete conosciuto in questi anni, un modello di sviluppo per questo territorio. Noi ci rifiutiamo di immaginare una Puglia, una Trani, un'Italia nella quale l'unica possibilità di sopravvivenza sia avere una politica che se provi ad aprire un'attività, se provi a lavorare, fatti tutto per farti chiudere, per poi magari darti il reddito di cittadinanza e mantenerti con la paghetta di Stato. Perché quando sei mantenuto con la paghetta di Stato sei servo della politica. E invece noi vogliamo costruire una Puglia, una Trani, un'Italia nella quale le persone siano libere. Libere perché hanno sulla base di quello che valgono. Libere di produrre, libere di lavorare, libere di credere, libere di votare, libere di mettere al mondo un figlio, di mettere in piedi una famiglia, libere di fare tante cose che oggi in Italia non è più facile fare. Perché c'è stata una politica troppo abituata o troppo attenta a se stessa per potersi occupare anche dei cittadini che aveva la presunzione di rappresentare. Raimondo parlava dei trasformisti. Guardate, per la mia idea di politica il trasformismo non dovrebbe proprio esistere. Vi spiego perché. Perché quando tu prendi i voti dei cittadini promettendo che farai qualcosa, decidi con quel consenso di fare qualcos'altro, beh, vuol dire che se voi continuate a votare questa gente, banalmente la democrazia non ha più un senso. Perché la democrazia ha senso solo fino a quando i politici sono vincolati alle ragioni per le quali chiedono il vostro consenso. Vale per l'amministrazione comunale di sinistra, vale per il governo nazionale, vi dicono, ma noi abbiamo la maggioranza del Parlamento. Eh sì, ma dovreste anche dire che quando si è andati alle elezioni il PD ha preso i voti dicendo che avrebbe combattuto il Movimento 5 Stelle, il Movimento 5 Stelle ha preso i voti dicendo che avrebbe combattuto il PD. Abbiate il coraggio di presentarvi alle elezioni dicendo che volete governare insieme, vediamo se gli italiani daranno la mano. Perché? Perché se non fai politica per... se non fai politica per realizzare una visione, se togli le idee alla politica, rimane solo l'interesse, rimane solo la poltrona, rimane solo la sopravvivenza dei politici stessi. Ed è esattamente quello che avete visto in questi mesi e in questi anni anche su questo territorio. Quando non sono più le idee a muoverti e non ti muove più il coraggio, e allora le risposte non le puoi dare. Voi qui l'avete visto benissimo. 15 anni fa a Trani c'era un ospedale con 141 posti letto, non c'è più. In questa città, che senza timore di smentire, una delle città più belle del mondo, non c'è un minimo di sviluppo di valorizzazione del turismo. Il porto turistico non viene valorizzato, le attività turistiche non vengono valorizzate, le attività produttive non vengono valorizzate, l'artigianato non viene valorizzato, l'agricoltura è stata completamente abbandonata. Nella regione più agricola d'Italia non si spendono soldi per l'agricoltura, neanche quelli dell'Unione Europea. In questo territorio non c'è stato un adeguato sviluppo infrastrutturale. E guardate, lo so che venire a parlare di infrastrutture è meno appassionante che venire a fare promesse avveniristiche come appunto vediamo a tutti 780 euro non vi preoccupate, però voi non vi dovete fidare di chi vi propone la luna, perché la luna qui è difficile portare. Dovete fidarvi di chi ha un'idea di quello che si possa fare, anche di chi magari qualche volta vi dice qualche no. Allora vedete, la Puglia non è una regione che ha qualcosa che le manca, è una regione che ha tutto, le manca una cosa sola, la capacità di competere ad armi pari, di poter competere.
nel quale competere è diventato difficile misurare senza vedere la propria crescita fermata dal fatto che non ci sono le condizioni di base. E la condizione di base sono le infrastrutture, far arrivare velocemente i propri prodotti fuori, consentire ai turisti di arrivare facilmente, avere internet veloce per tutti, avere una Trani e una Puglia che possano stare al centro d'Europa. Ma voi vi rendete conto, una nazione che è una piattaforma in mezzo al mare, che non ha mai avuto uno sviluppo adeguato per esempio delle sue infrastrutture portuali? Noi abbiamo un'idea di sviluppo per questo territorio, giusta, sbagliata, intanto ce l'abbiamo. E la politica funziona, che tra idee diverse di sviluppo ci si misura, una vince e una perde, quella che vince ha 5 anni per essere realizzata e quando sono finiti i 5 anni si decide se mandarla a casa oppure no, si decide se premiarla oppure no. È quello che vorremmo si facesse qui, è quello che vorremmo si facesse qui a Trani, è quello che vorremmo si facesse anche per la regione Puglia. E penso che entrambe le vittorie, quella di Filiberto Palumbo a sindaco di quella di Raffaele Fitto a presidente della regione Puglia, penso che siano entrambe alla portata. Sono entrambe alla portata se ci credete. E sapete che cosa ve lo dice? Il modo con cui i nostri avversari stanno facendo la campagna elettorale. E questa è stata una campagna elettorale brutta. È stata una campagna elettorale nella quale la sinistra ha utilizzato mezzi di ogni genere perché non poteva contare sul primo strumento con cui si fa una campagna elettorale: la gente, le persone che ti danno una mano a fare il passaparola. No, loro questo purtroppo ormai un po' gli difetta e per cui sono dovuti ricorrere alle promesse di assunzione nel campo della sanità in campagna elettorale dopo che per 5 anni non si è fatto niente, alle assunzioni fatte dalle agenzie della regione Puglia, magari guidate da qualcuno che anima le liste di sostegno a Michele Emiliano. Hanno fatto 15 liste a sostegno di Michele Emiliano, 500 candidati. Secondo voi quanti di quei candidati avevano una possibilità di essere eletti? Bravo. A che cosa servono? Ve lo dico io. Servono a controllare i voti sul territorio. Servono a una politica clientelare che va a ricattare la gente e per avere la certezza che i voti di quel ricatto escano mette candidati che non prenderanno voti propri per poterli controllare e se ne vantano pure. La vergogna di avervi fatto pagare con 100.000 euro l'anno un finto tecnico per fare elettorale sulla pelle dei malati di Covid. E lo schifo dei malati di tumore a cui arrivano i biglietti elettorali di Lopalco, perché qualcuno ha dato a Lopalco gli elenchi dei malati di tumore per mandare il suo materiale elettorale. Vergogna! È arrivato? Perfetto, è arrivato, perfetto. Quindi sapete di che cosa parlo? Di un reato, perché i vostri dati non si possono diffondere per fare la campagna elettorale e voglio sapere chi se ne assume la responsabilità. E abbiamo già presentato un'interrogazione parlamentare perché di questo tipo qualcuno si assume la responsabilità. Glielo garantisco. Questo è quello che stanno fare gli altri. Questo è quello che stanno fare gli altri, lo avete visto. Noi abbiamo un'idea di sviluppo per questo territorio, come dicevo. Tra l'altro Fratelli d'Italia ha fatto una scelta molto precisa e concludo perché così abbiamo il tempo magari per fare qualche foto, so che spesso ci tenete e poi mi stanno facendo un po' tenerezza loro sotto il sole. Dicevo, Fratelli d'Italia ha scelto di guidare la coalizione di centrodestra in questa bella battaglia per la Puglia. Lo abbiamo scelto proprio perché sappiamo che qui si può fare un lavoro importante, perché sappiamo che qui possiamo ottenere risultati importanti. E non è la Puglia svincolata dal resto che vogliamo sviluppare, ma tutta la dorsale adriatica. Noi governiamo già l'Abruzzo, in questa campagna elettorale esprimiamo il candidato alla presidenza della regione Marche. In Italia c'è
sicuramente un problema di divario tra nord e sud, ma c'è anche un importante problema di divario tra est e ovest, tra versante tirrenico e versante adriatico. E quello che noi vogliamo fare con questi presidenti di Fratelli d'Italia che corrono sulla dorsale adriatica è recuperare questo gap. Se voi ci date una mano il 20 e il 21 settembre, possiamo davvero costruire una storia nuova, una storia fatta di libertà, di meritocrazia e di giustizia, e di giustizia, di attenzione alle famiglie, di possibilità per le madri di scegliere ancora nel terzo millennio tra essere madre e poter avere un posto di lavoro, di attenzione ai più fragili. Perché gli altri parlano, ma hanno speso più di 100 miliardi di euro post-Covid che avevamo contribuito a mettere a disposizione per salvare le imprese di questa nazione. Non ci hanno salvato niente, dice decreto rilancio, non hanno rilanciato nessuno, una sola attività hanno rilanciato. Con la sanatoria della Bella Nova hanno rilanciato gli scafisti, quelli che hanno rilanciato. Tutto il resto niente. Tutto il resto niente. Hanno speso oltre 100 miliardi di euro. E in che cosa l'hanno speso? Consulenze? Consigli d'amministrazione? Addirittura siamo riusciti a scongiurare, avevamo messo una norma, 100.000 euro di biglietti aerei in business class per andare a Dubai, mentre rischiamo che chiuda il 40% delle aziende italiane. E quando quelle aziende chiuderanno, signori, sarà finita, perché lo Stato non produce ricchezza. Lo Stato può decidere di riequilibrare quella ricchezza, ma la ricchezza la fanno le istituzioni. Hanno speso i soldi così, con intelligentissimi provvedimenti, tipo spendere 140 milioni per i bonus monopattini. Qui ci serve l'alta velocità e loro portano il monopattino. Ma voi vi rendete conto? E in tutto questo, quando abbiamo fatto chiaramente opposizione, abbiamo cercato di fare il nostro lavoro, a un certo punto sono venuti da noi e ci hanno detto: qualcosa che volete anche voi. Magari avete una cosetta che volete sistemare pure voi, qualcuno a cui volete dare una risposta. Dai, sedetevi. Monopattino ad Ambrosio. Sedetevi al tavolo, ci hanno detto, no? Sedetevi al tavolo, qualcosa troviamo anche per voi. Ma noi non ci siamo seduti al tavolo della mangiatoia allestita sulla pelle degli italiani. Abbiamo detto: potete fare una cosa che ci interessa. Una. Istituire un fondo per risolvere quella vergogna delle pensioni di invalidità ferme a 280 euro nella stessa nazione che spende più di 1000 euro per mantenere un immigrato clandestino. Raddoppiate le pensioni di invalidità se volete fare una cosa che interessa per l'invalidità. E poi arrivano e ti fanno la morale. Ti fanno la morale, arrivano, hanno sempre delle lezioni da dare. Qui è venuto Zingaretti, ho letto, a dire: i negazionisti si devono vergognare. A Zingaretti, e il primo che si deve vergognare sei tu, perché io te lo ricordo quando noi ti avevamo la quarantena che si rientrava dalla Cina e Zingaretti stava a Milano a fare l'aperitivo perché tu li volevi, sei razzismo. Ma chi vuole prendere il tipo? Di acquisire, tipo di comprare le mascherine, di trovare i respiratori, di potenziare le terapie intensive, Di Maio mandava 8 tonnellate di questi dispositivi in Cina e già tutti sapevano come stavano le cose, perché il CTS le aveva le informazioni dal 12 di febbraio, chiaro? Quindi non vi fate prendere in giro, qui bisogna finirla con le menzogne e bisogna finirla con l'incompetenza, perché sì, in questo caso sì, questi che abbiamo al governo sono proprio degli incompetenti sintomatici. Allora vedete, buono, ragazzi, che vuoi fare a dormire? Non lo sto studiando, e chiudo davvero apposta, e chiudo con la scuola.
Vedete, noi, se voi guardate le liste di Fratelli d'Italia, poi arrivo. Se voi guardate le liste di Fratelli d'Italia, troverete tutte persone. Bravo Savino! Un applauso a Savino! Lo so bene. I guai miei sono cominciati il giorno che decisi per me a lavorare. È così. Però se non mi verranno il reddito di cittadinanza. Così puoi campare pure tu con 500 euro e fare quello che ti dice Michele Emiliano quando si tratta di lavorare. Savino, io so tutto qui, so pure i nomi e cognomi di tutti, siete schedati. Non ti preoccupare, io sono cintura nera. Savino, no, per ragioni di tempo non ti posso elencare le 2000 proposte che Fratelli d'Italia ha fatto questa Covid ad oggi. 2000, sai quante ne sono state accolte? Sì. Al netto di quella sul fondo per la disabilità? Una. Quella che. Sabino, possiamo fare un dibattito? Sì, sempre si arrivano, ma quello è tutto un altro tema, non ci va ad entrare, è stato qui fino alle 5. Grazie. Dicevo, una proposta è stata accolta, una, quella che inseriva Brescia tra i comuni colpiti perché se erano diventati proprio non hanno potuto fare finta di niente. Tutto il resto è stato bocciato. Ora, dal mio punto di vista è un dato statistico che su 2000 proposte una buona ce ne deve stare. Ma no, non le leggono proprio, questo per farti capire come ci muoviamo. Però dicevo, se voi guardate le liste di Fratelli d'Italia, voi troverete solo persone che hanno magari una lunga militanza politica alle spalle, territorio, che sono competenti, che sanno di che cosa dirci, che chi faceva politica, chi aveva scelto la militanza politica era un nemico, era qualcosa da scartare, che invece dovevi prendere un passante, devi metterlo al governo delle tue istituzioni. Ma quando prendi un passante e lo metti a fare il ministro, signori cari, ti ritrovi la gasolina e lo paghi. Della riapertura delle scuole la dice lunga. Non c'era uno straccio di idea che non fosse la stupidaggine dei banchi a rotelle per buttare 200 milioni per fare un quadro amico degli amici. 45 milioni di affidamento diretto a una sede nell'Arcigay. Poi quando è uscito sulle notizie sul dire, vuol dire che pensavano che magari nel caos qualche amico ci potesse anche su questa vicenda qui dare qualcosa. Per il resto non c'era uno straccio di proposte. Il ministro dei trasporti De Micheli ci informa negli ultimi giorni che hanno, a parte la pista ciclabile, ci informa intanto che hanno trovato, vabbè ormai lo dico, che hanno istituito una commissione, un'altra, 450. Su come arrivare da una spontanea e tu dici ancora come ci vuoi arrivare col ponte? Dice no, con la ciclabile. Ci hanno fatto anche una commissione, ma il ministro De Micheli, in realtà io dicevo un'altra cosa, ci informa che hanno risolto il problema del trasporto degli studenti. Hanno risolto il problema del trasporto degli studenti. Il ministro Michele ci informa hanno risolto il problema del trasporto degli studenti. Come l'hanno risolto? Hanno deciso che gli studenti viaggeranno con i finestrini aperti pure l'inverno. Il Covid non ti viene, al massimo la broncopolmonite. Ma il problema non è questo. Allora vedete, storia, serve un altro modello di politica, serve una politica che abbia a cuore i bisogni della gente, che abbia una visione, che abbia un minimo di competenza, un po' di serietà, cose banali, che voi però potete tornare ad avere a partire dal 20 al 21 settembre se ci date una mano, qui a far vincere Filiberto Palumbo e a livello regionale a dare il governo di questa fantastica regione a Raffaele.
E io vi prometto che noi passeremo i prossimi 5 anni a dedicare il territorio con tutte le energie, la competenza e l'onestà che abbiamo dimostrato in questi anni. Vi chiedo di scegliere Fratelli d'Italia, perché Fratelli d'Italia è un partito che non va tradito mai. Perché per noi la parola data ai cittadini è sacra. Preferisco andare